È un anno che ha dato grande soddisfazione a tutti i toscani, ma devo dire per noi in Consiglio regionale possiamo fare un bilancio di 6 mesi e vediamo una bella festa della Toscana che si è svolta all'insegna della rivendicazione, della tutela dei diritti, del fatto che la Toscana fu la prima ad aver abolito la pena di morte, a cui ha partecipato alla Pergola nel bellissimo convegno anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Abbiamo approvato una legge sanitaria che veniva attesa da anni in Toscana, certo in mezzo anche a molte discussioni, ma questo fa parte della democrazia, e il fatto che abbiamo concluso l'anno con l'approvazione del testo che riorganizza le ASL, che fa risparmiare molti soldi ai contribuenti, che dà un ordinamento che porta la Toscana a sperimentare, forse prima regione, un modello di aree vaste particolarmente significativo sul piano della razionalizzazione delle spese e del contenimento di quello che possono essere le riduzioni dei servizi, quindi con un mantenimento dei servizi efficiente è un fatto importante. Abbiamo peraltro avuto l'auspicio del migliore anno con l'inaugurazione ieri della bretella fra Barberino e Rioveggio, ovvero la bretella dell'Appennino, che ridurrà i tempi, garantirà sicurezza, modernizza le infrastrutture. E abbiamo, nel contesto proprio dell'attività del Consiglio regionale, la consapevolezza che lavoreremo molto sull'identità della Toscana. Io ho già visitato più di 80 dei 279 comuni toscani in 6 mesi, quindi sento di essere, diciamo così, l'anima di un Consiglio regionale che vuole essere molto vicino ai territori. Insomma, l'auspicio è per tutti i toscani le migliori cose per l'anno 2016, e per noi Consiglio regionale della Toscana la consapevolezza di aver collaudato bene il nostro lavoro nei primi 6 mesi per svilupparlo in tutta la legislatura.